Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento si è reso necessario per consentire di rafforzare la credibilità nazionale senza operare riduzioni alla spesa programmata. Nell'ottica del miglioramento dei saldi di finanza pubblica si sono voluti salvaguardare i risparmi attesi nel 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse destinate all'attuazione delle due misure cardine del bilancio 2019, quindi quota 100 e reddito di cittadinanza. È stata così evitata una procedura per deficit eccessivo, procedura che l'Europa voleva avviare nei confronti dell'Italia sulla base dei risultati di consuntivo 2018. Parliamo quindi di disavanzi eccessivi e violazione della regola del debito riferiti agli anni 2017-2018. Ma questo nostro governo quando ha cominciato ad operare? La prima manovra di fine 2018 non può che aver sortito i suoi primi effetti a partire dal secondo trimestre 2019. Quindi gli effetti praticamente si iniziano a sentire adesso. L'impressione nella mia breve esperienza di parlamentare è che stiamo ancora, consentitemi il termine, rattoppando quei buchi che sono stati creati non certo dalla nostra gestione. Ma guardiamo avanti. Autorevoli agenzie di analisi internazionali, e questo non viene citato sui giornali o dai mass media, ci parlano di un quadro economico italiano più positivo rispetto agli altri paesi, con un aumentato livello di fiducia delle imprese italiane, fiducia sulle prospettive future di attività, occupazione e spesa per investimenti. E questo nonostante l'indubbia nuova fase di congiuntura negativa che sta attraversando l'Europa e in particolare la Germania, i cui dati dimostrano una profonda crisi di produzione e di esportazione. Non dimentichiamo che le grandi aziende tedesche, in particolare nell'ambito dell'automotive, quando devono fornirsi di componenti di meccanica di precisione, vengono a fornirsi dalle nostre aziende italiane, talvolta piccoli artigiani, che vanno quindi tutelati dalla contrazione degli ordinativi esteri, perché sono queste piccole aziende il motore della nostra economia. Certo è che anche il quadro di finanza pubblica è orientato al ristabilimento della fiducia da parte dei mercati e in questo senso va il fatto che la procedura di infrazione è stata evitata. Ieri, in una giornata di audizioni, abbiamo potuto appurare una generalizzata tendenza positiva su vari fronti. Positivo il rimbalzo dell'industria delle costruzioni, positiva la crescita dell'occupazione. I dati Istat di maggio segnalano più 36.000 occupati a tempo indeterminato, più 18.000 occupati a termine e più 12.000 autonomi. Non dimentichiamoci l'introduzione delle nuove agevolazioni per il regime dei minimi. Il livello più alto dall'inizio di tali rilevazioni, quindi parliamo dal 1996. Positivo l'andamento dei saldi di finanza pubblica, con un miglioramento delle stime di saldo netto da finanziare pari a 1,9 miliardi in termini di competenza e 3,4 in termini di cassa, quindi un miglioramento dell'indebitamento netto di circa 6 miliardi. Positiva la tendenza alla riemersione del nero, con andamento sorprendentemente favorevole delle entrate fiscali. L'IVA sugli scambi interni ha registrato nei primi 5 mesi del 2019 una crescita del 4,6%, crescita che nel DEF era prevista del 2,8%. Positiva la trattazione, quindi l'audizione, su quota 100 e reddito di cittadinanza, quella che abbiamo avuto con l'INPS, che evidenzia sì i risparmi di spesa derivanti dal minor utilizzo delle risorse, ma testimonia anche l'efficacia di due provvedimenti di cui noi, che fortunatamente
viviamo ancora il territorio, abbiamo quotidianamente riscontro diretto con le persone. E allora, signor Presidente, forse siamo sulla strada giusta, forse le nostre misure tanto criticate e che tanti ostacoli hanno superato, forse stanno funzionando, forse perché la prudenza è d'obbligo, ma se anche in Europa le preoccupazioni sui rischi di stabilità finanziaria stanno cedendo il passo a quelle relative alla crescita, e qui cito l'audizione di ieri del ministro Tria, allora vuol dire che la scelta della manovra espansiva è stata quella giusta, vuol dire che dobbiamo continuare su questa strada. Grazie Presidente.